Nuova puntata di Come ho fatto, la vostra trasmissione dedicata ai giovani talenti del Friuli Venezia e Giulia. Passiamo subito a presentare i nostri talenti di oggi, talenti assolutamente in rosa che hanno avuto veramente una bella idea. Ce la facciamo subito raccontare da loro. Loro sono Chiara, Sabina e Marta. Ciao ragazze, grazie Ciao. di essere Ciao. qua con noi. Siete più conosciute come i Torzeons. Quindi esatto. Partiamo un attimo dall'antefatto. Eh, Quindi prima di tutto chi sono e che cosa fanno i Torzeons, Marta? I Torzeon sono un gruppo di ragazzi e l'idea è nata, è un blog di viaggio soprattutto, l'idea è nata da me e mio fratello circa un anno fa e perché mio fratello viaggia molto spesso e gli faccio ma perché non, non scrivi un blog anche per tenere la giornata a famiglia o dato che fa dei viaggi molto particolari alla gente potrebbe interessare molto. E, e lui mi ha risposto: eh, ma da solo non me la sento, perché potrei aggiornarlo solo dopo molto tempo, invece, un blog è aggiornato eh, con Costanza. Sì, con costanza. E, mm, allora l'idea eh, è venuta di fare un blog comunitario con più persone e abbiamo iniziato a contattare anche dei nostri amici che sapevamo che erano interessati al viaggio, che piaceva viaggiare secondo un certo stile. E, il nome è venuto da parte di mia mamma. Quindi è un'ispirazione la... tutta Friulana perché sì, siete sì, tutta sì. tre originaria del Friuli. Um, la quale ci ha suggerito appunto questo nome ci è piaciuto molto perché si in Friulano vuol dire bighellone. Eh, qualcuno che viaggia neanche che viaggia, che perde tempo. vagabondo sì. un po'. E, però in realtà viaggiare non è una perdita di tempo, anzi, è una. una ti fa crescere un sacco e, e quindi ci era molto piaciuto questa accezione. E in più siamo friulani, ci piaceva dare un nome friulano al, al nostro blog Ecco quindi diciamo che all'interno del panorama dei viaggi che fate Avete trovato un modo anche per far risaltare il vostro territorio, le vostre sì. origini Quindi si viaggia nel mondo ma ricordandosi sempre da dove si è partiti Ecco Marta mi hai raccontato che eh, appunto siete un gruppo di amici Vi siete conosciuti anche lungo la strada sì. Un pochino mi raccontavi, anche tu vero Sabina? Sei arrivata dopo, in un secondo momento nei Sì torni sono orsi. arrivata diciamo la quarta Entrata nel gruppo dopo Marghe, un'altra dei Tor perché ero, ero appena partita per uh, l'estero per l'Ucraina e, e quindi stavo facendo la mia esperienza all'estero di cui avrei anche volevo parlare e quindi, quindi sapevo della sua sì, ecco, E come è stato il primo approccio? Beh, li conoscevo già tutti, quindi insomma. Eravate già amici, quindi è <ride> sì, stato piuttosto semplice. Loro, sì. Abbiamo qui anche Chiara. Chiara, anche tu sei una di quelle che è arrivata eh, più tardi rispetto alla Marta, eh, se non ho capito sì. male. Un po' poco dopo Marta ci siamo conosciute all'università e anche avendo fatto scienze del turismo culturale, il nostro interesse per i viaggi era, diciamo, quasi una deformazione professionale, ecco. E, mh, mi è sempre piaciuto scrivere, fare fotografie e quindi eh, ho unito queste passioni per appunto eh, collaborare con loro. Eh, io parlo prevalentemente, diciamo quasi fino alla noia, del Portogallo. <ride> Hai una passione per il sì, Portogallo? Sì, una passione nata per caso eh, che ho approfondito anche attraverso la lingua, la letteratura e quindi appena un po' di soldi e tempo libero continuo ad esplorare questo paese. Ecco, quindi diciamo tu ti sei focalizzata sul Portogallo e indubbiamente ci sarai stata anche certo, più volte. volte. Ecco, cinque volte per cui potrei raccontarlo eh, sotto varie forme, sotto varie sfaccettature che magari al primo viaggio non si colgono. Esattamente, esattamente. Ad esempio eh, un'esperienza molto bella nell'ultimo viaggio... È stato ehm, è una specie di itinerario, diciamo, eh, basato su uno dei miei libri preferiti, eh, Requiem di Antonio Tabucchi, eh, ambientato proprio eh, a Lisbona. E quindi io mi sono presa una giornata con il libro alla mano e ho esplorato la città seguendo appunto eh, il racconto del libro, scoprendo posti nuovi in cui non ero mai stata non proprio turistici, ecco. Quindi ti sei immersa a 360 gradi all'interno della, della lettura. Esattamente. Ecco Marta, i Torzeons oggi quanti sono? Eh, I Torzeons oggi sono nove ragazzi, di tre ragazzi e sei ragazze, non sono tutti friulani perché un ragazzo è toscano e che adesso vive a Barcellona. Quindi siamo un po' allargati in Italia, lentamente in Europa. E quindi avete eh, ampliato anche l'orizzonte di ricerca comunque? Sì, sì, sì. E, um, e siamo sì, principalmente friulani, appunto, e ognuno di noi o viaggia o ha vissuto o vive all'estero. Infatti, attualmente mio fratello è in Brasile, un'altra ragazza, Marghe, è a Belgrado. A Belgrado. Eh, Varinia in Thailandia e quindi siamo sempre quindi, in i giro. Intorzioso sono un po' sparsi <ride> per il mondo in questo sì. momento. Abbiamo proprio visto un attimo fa delle foto veramente meravigliose. Chiediamo gentilmente al nostro regista di mandarle in onda: foto che eh, veramente sembrano essere prese da tutti gli angoli della Terra. Fino a dove siete arrivati? Ma eh, l'Europa è stata toccata in vari punti, magari non quelli classici. E appunto, Ucraina, i Balcani, eccetera. Poi c'è un articolo sull'America del Nord, gli Stati Uniti, ce ne sono diversi sul Sud America. Ecco, e stiamo e... guardando proprio adesso, ad esempio, questa foto, questa bambina. Avete un'idea di dove, dove potrebbe essere stata scattata? Questa foto dall'Argentina, dall probabilmente dal Torzio Smartin, sì. che è mio fratello, e perché l'anno scorso, appunto. È stata questa la causa della nascita del blog, perché è andato due mesi in Sud America, zaino in spalla, ha viaggiato da solo da uno stato all'altro, e sì, anche questa foto è stata fatta in, Argentina. in Argentina, anche questa. Ecco, quindi, dei viaggi significativi oltre oceano, sì. avete, avete viaggiato comunque questa molto, anche questa, questa è in Adaloa, ed è di Varigna. In Costa d'Avorio. L'anno scorso in Costa d'Avorio. Sì. Ecco, ma questi viaggi sono tutti viaggi che fate per piacere, perché siete amanti del viaggio o avete un altro motivo? Ma più o meno siamo molti studenti e senza soldi. <ride> Quindi eh, oltre a viaggiare magari ci piace anche fare esperienze per vivere all'estero e soprattutto in situazioni un po' particolari. Eh, Sabina che ci racconterà magari dopo come Marghe hanno fatto servizio volontariato europeo, Esatto, lo SVE, e mm -hmm. lei in Ucraina e Margherita in Romania. in Romania, io ho fatto una breve esperienza, lo hanno fatto diversi mesi, io una settimana solo in Sicilia con Libera, e, poi e anche Varine è stata a fare volontariato ad Aloa. Ecco, quindi anche le vostre esperienze di volontariato, che vengono fatte comunque in forma gratuita, secondo l'etica dell'organizzazione, dell si trasformano poi in un'esperienza collettiva grazie all'uso dei social, grazie al gruppo che avete formato. Ecco, raccontaci un po' della tua esperienza del volontariato europeo. Allora, io ho vissuto dieci mesi a Kiev che è nella capitale dell'Ucraina e, e ho lavorato in un centro per bambini disabili, però diciamo che il mio scopo era quello di uscire dai confini italiani e vedere qualcosa che insomma Qualcosa che non si vede tutti i giorni, una realtà diversa da quella che magari vedresti andando nelle principali città europee. E, e così sono finita dove non mi sarei mai aspettata di finire, tra l'altro, e ho potuto conoscere molte persone, molte realtà diverse e incontrare tanti, eh, diciamo, aspetti. Diversi da quelli che magari in Italia di cui magari in Italia si parla. Ad esempio, ehm, per quello che mi riguarda ho notato che la maggior parte della società ucraina è ancora fortemente legata alle loro tradizioni e al loro passato, per quanto loro invece magari vogliano anche alle volte nascondere questo fatto, però sono anche molto diciamo la loro prospettiva è quella sempre di migliorarsi e di avvicinarsi sempre di più alla modernizzazione europea come la ritengono loro. Sono. Ecco, da, dal tuo racconto si percepisce molto la presenza di un occhio su un territorio che non è l'occhio del turista da una settimana, ma un occhio più approfondito che va a scoprire proprio anche ciò che soggiace a livello turistico, quindi la vera città, come si vive sì. al di fuori, come raccontava anche la nostra eh, Chiara al di fuori eh, di quello che è l'itinerario classico di viaggio, al di fuori di quello che è una meta meramente turistica. Nel tuo viaggio a Kiev, per esempio, quale storia straordinaria ti sei portata a casa? Un evento che in qualche modo ti è rimasto impresso? Mm. Eh, oserei dire il viaggio che ho fatto in solitaria fuori Kiev, però. Cioè l'estate scorsa avevo un mese di vuoto perché il centro era chiuso per vacanze estive e quindi non sapendo cosa fare sono partita tre settimane in giro per l'Ucraina dell'Ovest. Quindi zaino in spalla, Ucraina, Ucraina dell'Ovest e ciò che succede succede. Ecco forse treno, uno dei, dei segreti di Torzion Marta è proprio quello di riuscire un po' a vivere a, alla giornata, a riuscire ad adattarsi anche alle condizioni che si trova perché... Si esatto. sa dove si va ma non sa cosa si trova. Sì, un aspetto molto importante di Torzeons è l'improvvisazione e quindi un po' vivere appunto la giornata. In base anche a eh, quando si parte per un viaggio, conosciamo delle persone che magari ci consigliano, si fa amicizia, che poi le rincontreremo nei prossimi viaggi. E questo è successo diverse volte. E, soprattutto boh, Io conosco la realtà di casa mia con mio fratello... Eh, lui è stato ospitato diverse volte, magari quando dei viaggi, eh, chiama, "Ah, guarda che sono qui vicino, ah, vieni a casa mia e, e lì conoscono ancora altra gente. Anche noi abbiamo ospitato a gennaio, lo scorso gennaio, due spagnoli e così via. Ecco, questo si intreccia un pochino con quello che viene chiamato il couchsurfing, un pochino. Una pratica similare, soltanto un po' più casuale, un po, sì, più, è un po' più legata agli eventi, però si crea caso, sì, più... questa rete di contatti in cui insomma, se, se si ha bisogno di un appoggio in uno stato estero, insomma, le amicizie che si fanno in precedenza indubbiamente possono essere una buona fortuna in determinati posti. Ci lasciamo un istante per una pausa pubblicitaria, dopodiché torniamo in studio con i Torzeon, se restate con noi. di nuovo in studio con i Torzeons, abbiamo raccontato un gruppo di amici, ma non solo, anche un gruppo di conoscenti con la passione comune del viaggio che hanno, hanno fondato questo blog in cui raccontano proprio le, le esperienze di viaggio, blog, ma non solo il blog perché voi avete anche degli altri canali social, parliamo di Instagram e parliamo di Facebook, da quanto esistono. Marta. Eh, il canale Facebook e, e sia sì, anche Instagram lo abbiamo creato in simultanea con, eh, con il sito eh, proprio per essere più accessibili a più persone possibili. E la parte di Instagram si occupa Sabina, dato che ci sa fare con Instagram le foto, io molto meno. E Facebook un po' più persone in base insomma ai tempi alla pubblicazione degli articoli sul sito. Ecco, Sabina ehm, come ha detto anche Marta tu sei un po' quella specializzata nella fotografia con questa mm -hmm. passione e tant'è che curi anche il canale Instagram. Ecco, Instagram è un'applicazione un che ha dato molto spazio ai fotografi, molto di più di quello che hanno fatto tante altre che sono venute prima, quindi anche per i Torzeons avere un canale come Instagram è sicuramente importante, avete avuto dei buoni feedback? Diciamo che stiamo cominciando a riceverli ultimamente perché appunto stiamo cominciando a legare anche con altre realtà di viaggio anche attraverso i canali Facebook, anche il canale Facebook e quindi anche che poi in realtà molto del feedback giunge anche utilizzando gli hashtag corretti per il viaggio e noi specialmente su Instagram ci focalizziamo molto sul su sponsorizzare il blog e appunto il viaggio in sé. In sé ecco, sì. hai parlato degli hashtag che sono un pochino la chiave di volta del funzionamento di Instagram, quello che è in grado di connettere i vari argomenti. Se tu dovessi dare un consiglio quali sono gli hashtag giusti per un buon viaggiatore che vuole far conoscere i propri viaggi uh -huh. eh... il nostro no, specialmente <ride> il nostro hashtag torzeons no, eh, torzeons palmond ecco torzeons palmond Dopodiché? poi solitamente usiamo quelli delle realtà locali riguardanti le foto che pubblichiamo e, e poi altri di più ampio raggio magari che riguardano il continente Presa in considerazione, o il um, più vagamente viaggiatori, travel, blog around the world. Ecco, quindi così. siete in grado diciamo con questi hashtag di riunire tutta una serie di categorie di persone, gruppi di persone con la vostra stessa passione, ma non solo. Chiara, che cosa secondo te non può mai mancare nello zaino di un Torzeon in viaggio? <ride> Allora, nel mio una caso. Una testa, una cosa a testa. Nel mio caso la mia macchina fotografica. Ehi, mi sa che hai anche rubato l'idea Sabina. <ride> Sabina, nella tua, oltre alla macchina fotografica. Un libro. Un buon libro, quindi leggere anche in viaggio. Certo. Marta. Ma un quaderno per appuntarmi le varie cose che mi dicono, indirizzi e. Ecco, varie. quindi il digitale non ha soppiantato questa usanza di portare il blocco notes per raccontare le storie? Ma io sempre, anche in borsetta, ho un, un libricino per appuntarmi alle cose perché col telefono mi ci trovo e scarico mille cose, la carta rimane e quindi mi ci trovo di più. C'è un'affezione sì. comunque sì, sì, a, sì, alla sì. carta e alla penna. Adesso chiedo gentilmente al nostro regista di mandare in onda un video molto particolare. Che mi ha mandato Marta, eccolo qua. Ecco, allora un video assolutamente meraviglioso, indubbiamente per i soggetti, ma un video che ha anche una sua storia alle spalle. Sabina. Questo video l'ha filmato Varigna durante il suo periodo di volontariato ad Aloha in Costa d'Avorio, e appunto ritrae dei bambini che stanno svolgendo una sorta di punizione. Una punizione, per, che non, che, non sarebbe mai sembrato. Esatto. Eh? Esattamente, perché la punizione consisteva nel tenersi le orecchie con le, con le, con in le, mani, incrociate. Con le mani incrociate, braccia incrociate appunto, e saltellare. E nel dovevano fare delle flessioni, eh, sì, una punizione perché avevano disobbedito al padre e quindi... Questa era la punizione. Però Varini ha preso la macchina fotografica in mano, i bambini se ne sono accorti. E, e quindi, quando i bambini vedono la macchina fotografica là, un po' inusuale, sono messi subito a ridere, a fare un po' i pagliacci, saltellando. E quindi un momento di punizione diciamo, negativo è passato invece a un momento di gioco, di divertimento. E a Varina l'aveva molto colpita perché l'avevano colpito in generale i bambini lì, perché si arrangiano per giocare con qualsiasi mezzo, con qualsiasi, qualsiasi cosa, dal legnetto. E, e per lei è molto significativo questo video perché un po' interpreta ciò che le è rimasto dell'Africa o comunque di Daloa. Ecco, allora, per Chiara, il viaggio del cuore è stato il Portogallo. Un sì. viaggio indimenticabile che comunque ha continuato ad appassionarti e continua a appassionarti Anche tuttora. Sì, in realtà eh, il viaggio proprio del cuore non è solo in Portogallo, ma è un viaggio che ho fatto la scorsa estate, è un viaggio di tre settimane eh, dal, da Granada, in Andalusia, fino a Lisbona, in Portogallo. Ed è stata una bellissima esperienza non solo per i luoghi visitati, eh, ma soprattutto perché ci sono andata da sola. In per, la prima, per la prima volta, perché non ho mai, cioè fra una roba e l'altra, amici, eccetera, eccetera, non mi era mai successo di fare un viaggio così lungo da sola. Ed è stata una bellissima esperienza. Ecco ragazze, ma voi tre siete tutte studentesse al momento? Lavorate? Siete in cerca di lavoro? Io sto facendo la magistrale in storia okay. dopo aver fatto scienza quindi del tu turismo. Quindi, tu sei una studentessa, Sabina? Cerca di lavoro. Ok. Marta? Io, studentessa, e mentre faccio servizio civile. Ecco, quindi, riuscite comunque a intrecciare i vari impegni, i vari studi con la passione del viaggio. Sabina, il tuo viaggio del cuore a Kiev? Penso appunto a quello che ho fatto da sola. Eh, Quest'estate per tre settimane anche perché, anche per me, è stata la mia prima esperienza da sola. Sono partita senza sapere cosa aspettarmi, avevo solo comprato dei biglietti del treno e prenotato un paio di ostelli. E quindi ero proprio partita con qualche maglietta in borsa, la macchina fotografica e così alla scoperta di qualcosa che non conoscevo. Marta? Ma... Io sono, nonostante che sia una delle fondatrici del blog, sono quella che ha scritto meno. E dopo la mia esperienza con l'Erasmus in Spagna, ho fatto questo viaggio in Sicilia con Libera appunto, anche io lì da sola sono partita abbastanza casualmente e mi è rimasto anche quello molto, molto nel cuore perché... Sicilia è bellissima, la gente è molto solare, e poi tutta la questione di libera è stato molto significativo per me. Ecco, ragazzi, adesso vorrei ehm, farvi vedere questo video perché qualcuno ha voluto mandarvi un messaggio. Vediamolo insieme. Signor. Ciao, sono Luca. Forse mi riconoscete, sono stato vostro ospite poco tempo fa, come ho fatto grazie a Erika. E ho voluto invitare i miei amici Torzeons oggi a raccontare un po' del loro progetto, i loro viaggi in giro per il mondo, i loro, le loro foto, i loro blog dove raccontano appunto questi viaggi. Grazie alle varie eh, esperienze che sono riusciti a compiere, e, e vorrei appunto ringraziarli e incentivarli ancora di più a compiere questo loro percorso perché da vero, i nove ragazzi stanno portando avanti un grandissimo progetto in giro appunto a tutto il mondo ed è sempre bello vedere i Torzeons in giro per il mondo e continuate così e buona fortuna ragazzi. Eccola qua, l'avete riconosciuto, era eh, sì. la Luca della Savia, fotografo, che ha parlato molto bene di voi e questo eh, fa intendere insomma che la vostra, il vostro lavoro, il vostro hobby sui social sta creando veramente una buona rete di contatti, anche a livello... Friulano, in cui comunque insomma siamo in una regione piccola, però mi avete raccontato che siete stati in grado di creare una buona cerchia. Ecco, spesso i social sono un po' un'arma a doppio taglio, perché da un certo di punto di vista è vero che creano una rete di contatti e permettono di farsi conoscere, però allo stesso tempo rende tutto molto più facile. Chi se ne intende un po' di fotografia come la nostra Sabina indubbiamente sa che... È facile oggi fare una buona foto con un buon cellulare. Una volta era molto più difficile, perché bisognava saper usare anche l'analogico. Ecco, oggi c'è questo divario tra l'analogico di un tempo, il manuale, se vogliamo, oppure l'automatico, quindi diciamo il digitale senza bisogno di avere eccessive competenze. Ma un viaggio si può esprimere anche senza competenze in ambito fotografico, secondo te? Dalla mia esperienza direi di sì, perché anche se uno, una persona non ha questo, chiamiamolo, occhio fotografico, comunque quando fotografa qualcosa che sta vivendo in quel momento, la cultura con cui sta entrando in contatto, riesce bene o male a trasmettere questo nelle sue foto, a trasmettere l'impatto che questa sua nuova esperienza sta avendo nel, nel suo viaggio. Ecco, e se un giorno Marta i Torzeons diventasse un vero e proprio lavoro? Eh, mica male, eh, sì, diciamo non è questo il nostro scopo. Eh, noi lo facciamo per piacere perché appunto vogliamo un po' eh, allargare divulgare il nostro messaggio di viaggio un po' diverso dal solito, quello di massa, più di tipo responsabile, sostenibile. Eh, però se un giorno diventasse un lavoro. Benvenga, non ci tiriamo indietro. Sì. Ragazze, una per una. Che cos'è il viaggio, secondo voi? Chiara? Che o passiamo domanda. la parola a Marta, anzi, il Vabbè. giro al contrario. Ma il viaggio è conoscenza, soprattutto per me, delle persone che ci abitano. È, è conoscenza del luogo attraverso le persone che ci vivono, e sia dalla cultura, la lingua. È un insieme di, di esperienze, proprio immergersi dentro il luogo, non... Essere passivo, ma proprio essere attivo nel luogo in cui, si, in cui si va. Sabina? Per me è scoprire una nuova cultura, vedere, guardare paesaggi inaspettati e ignoti, guardare qualcosa. immergersi in qualcosa di diverso rispetto a quello che viviamo tutti i giorni. E mettersi alla prova. Chiara. Eh, per me è eh, esplorare, eh, esplorare attraverso tutti i nostri sensi, quindi non solo la vista con la fotografia, eh, ma l'udito ascoltando la musica, le musiche del luogo, i rumori delle strade, eh, i sapori, gli odori del cibo, quindi un'esperienza... A tutto tondo. Ecco, un'esperienza 360 gradi. Esatto. Siamo in chiusura ragazze, come di consueto. Il talento, ultima domanda della nostra trasmissione: è qualcosa con cui nasciamo o qualcosa che si può sviluppare durante la vita con l'allenamento? Marta, Ma, diciamo è una domanda che me la faccio ogni giorno e mi crea diverse crisi esistenziali, quindi grazie per avermela fatta. <ride> e, ma eh, penso che da un canto, da un da un lato ci, ci si nasca, però che si possa anche il vero percorso della vita sia scovarlo, sia trovarlo e svilupparlo. Ecco, quindi un mix tra le due cose, sì, indubbiamente l'equilibrio è fondamentale. <ride> Tempo scaduto per noi oggi, ringrazio Chiara, Marta e Sabina per essere state nostre ospiti, migliori auguri per tutti i viaggi dei Torzeons, de io ringrazio anche voi per averci seguito, vi do appuntamento sempre qui con un altro talento. Grazie e buona serata.